ci sono. Allora, dunque, oggi riflettevo su questo tema che è venuto fuori su una pagina, insomma, in cui scrivo spesso. È venuto fuori questo tema perché lì sopra si parla molto spesso di questa condizione attuale delle donne, delle giovani donne odierne. Giovani donne intendiamo delle donne che vanno da una fascia di età dei 30 anni più o meno a salire fino a 40-45 più o meno. E parlando un po' dell'argomento con varie persone, ho detto delle cose, quindi poi si è intavolata la discussione e si è deciso che, diciamo, ognuno desse un piccolo contributo a questo tema, quindi mediante qualche video, qualche cosa di scritto, qualche pensiero, qualche riflessione. Allora, dunque, io è una cosa, questa è una cosa che io noto da qualche anno ormai, da alcuni anni. Io sono una persona che osserva molto, osserva tantissimo tutto e tutti, anche se anche quando non ci sembra. E praticamente, secondo me, io quello che ho notato negli ultimi anni soprattutto è che comunque la condizione della donna è molto peggiorata negli ultimi anni, rispetto per esempio alla condizione in cui erano già le nostre madri o le nostre nonne, contrariamente a quanto si possa pensare. Allora, diciamo che se ci guardiamo intorno, scopriamo che praticamente la maggior parte di queste giovani donne, come scrivo anche nel titolo di questo video, è praticamente infelice. Infelice intendo dire, per carità, qua non è che uno vuole stare felice ogni giorno, tutto il giorno, tutti i momenti della propria vita, però insomma in generale c'è un'insoddisfazione di fondo che secondo me, diciamo, di cui va tenuto conto, secondo me, e che poi, e di cui molto spesso, spesso queste persone, diciamo, non si accorgono, o comunque non se ne accorgono in maniera razionale di questa cosa qui, cioè si accorgono che qualcosa non va. Allora, forse va un po' meglio adesso. Allora, quindi si accorgono che, diciamo, in qualche modo qualcosa non va a livello, diciamo, come dire, di umore, se così possiamo dire. Però a livello razionale poi non capiscono neanche loro cosa non va. Mi spiego. Allora, io ho parecchie amiche, conoscenti, coetanee che stanno in questa situazione e che quindi io rivedo in questa descrizione, in questa modalità, diciamo così, odierna. Però quando poi si va ad analizzare la situazione, quello che loro fanno è semplicemente incolpare la sfortuna, Tizio, Caio, quello lì che è così, quell'altro che è colì. Non lo so, la sfiga, l'universo, eccetera, eccetera. Però diciamo, il nucleo centrale alla fine non lo centrano mai, secondo me. Non hanno ancora identificato, o comunque fingono se non l'hanno ancora identificato, se lo hanno fatto, fingono, perché il nucleo centrale della questione, secondo me, è un altro. Il nucleo centrale della questione è sempre lo stesso. Che io incolpo di qualsiasi cosa ormai, della società in cui ci troviamo praticamente, che non funziona, perché questo tipo di società in cui siamo adesso sta funzionando abbastanza male, secondo me. Quindi io attribuisco la colpa di tutta questa cosa sempre al femminismo, non si sfugge da qui. Femminismo sempre, femminismo odierno, intendo dire. Quindi no, ripetiamo sempre le stesse cose, no, quello lì che ha dato il diritto di istruzione, il diritto di voto, bla bla bla, no, quello lì, ma il femminismo, soprattutto quello odierno, quindi la third wave,
secondo Pooh, che praticamente ha reso le donne, o comunque ha illuso le donne di essere uguali agli uomini, quindi l'ha mascolinizzata in qualche modo, e che quindi sta femminilizzando l'uomo, quindi sta invertendo praticamente i ruoli. Allora, quindi cosa è successo secondo me durante gli anni? Che poiché praticamente le donne di oggi, che quindi erano ragazze 10 anni fa, 10-15 anni fa, anche 20, poiché le ha convinte, ha fatto questo lavaggio del cervello, poiché le ha convinte che praticamente loro fossero uguali agli uomini, quindi ci vogliono convincere che noi siamo intercambiabili, siamo la stessa cosa, quindi anche le mamme e i papà sono uguali, ci sono oggi molti papà che fanno da mammi, e questa cosa ovviamente non funziona, perché le mamme stanno per cavoli loro a fare altro, evidentemente. Quindi questa, diciamo, cosiddetta intercambiabilità ovviamente non funziona. E a pagare le spese poi sono sempre le persone, soprattutto donne, quando poi si avvicinano verso i 30 anni, 35, 40, dove chiaramente tutta diciamo, la disfatta viene fuori, perché comunque uno sicuramente fin quando ha 20 anni, 25, diciamo che ancora, come dire, ancora è ignaro di alcune cose, però nel momento in cui cominci ad andare avanti, cominci a voler raccogliere dei risultati, dei primi risultati, chiaramente si accorge che avevi sbagliato un bel po' di cose. Quindi le donne hanno sbagliato a farsi fregare da queste idee, e gli uomini spesso hanno sbagliato perché si sono fatti fregare da queste donne, le quali si sono fatte a loro volta fregare da queste idee. Quindi cosa vuol dire? Che allora io di donne attorno in queste condizioni, che stanno in queste condizioni, ce n'ho parecchie. Diciamo la stragrande maggioranza dei casi la posso rinchiudere in questa descrizione. E comunque io quando vado a parlarci con queste persone, quando vado un pochino ad averci a che fare, mi accorgo sempre che i problemi sono gli stessi, le frasi sono le stesse, le problematiche sono le stesse, e che quindi le situazioni, cioè queste qui, si ritrovano costantemente e ripetutamente nelle stesse situazioni. Allora, che cosa è successo? Perché io dico sempre questa, perché io incolpo sempre il femminismo di tutte queste cose? Perché io è un, diciamo, una corrente che proprio non posso vedere? Perché praticamente, se oggi c'è tutta questa, come dire, questo disastro che vediamo nelle coppie, nelle famiglie, di conseguenza nei bambini, quindi nella società, perché poi tutte le famiglie dovrebbero costituire la società intera, la collettività. Se oggi tutto va a rotoli, per non dire un'altra cosa, se oggi va tutto va a rotoli, è perché purtroppo le donne sono state fregate. Allora, poiché la famiglia la fa la donna, secondo me, dal punto di vista, diciamo, affettivo, dal punto di vista dell'unione, dal punto di vista dell'armonia, di tutte queste cose qui, la fa la donna. Quindi se viene meno la donna, se viene meno la madre, la moglie, insomma, va a cadere un po' tutto, secondo me. Allora, venendo meno appunto questa figura indispensabile, anche l'uomo è indispensabile, però io dico dal punto di vista, diciamo, affettivo, se così vogliamo dire, venendo meno la donna, perché non è più donna praticamente, ma è una imitazione riuscita male dei peggiori uomini, neanche di tutti gli uomini, dei peggiori uomini poi, chiaramente la famiglia è venuta a crollare, e quindi la società sta crollando di conseguenza. Quindi vediamo che i figli crescono sempre più soli, quindi abbiamo sempre bambini sempre più allo stato brado, che stanno soli tutto il giorno, perché a casa non c'è nessuno. Io vedo la stragrande maggioranza delle famiglie, in tempi normali almeno, non in tempi di arresti domiciliari come adesso, comunque in tempi normali io vedo che case completamente vuote dalla mattina alla sera,
Quindi questi bambini, sempre da soli o sbattuti da qualche parte, oppure subito buttati nel daycare 3 mesi di vita, e quindi tutte le conseguenze che poi, diciamo, si possono immaginare. La prima conseguenza è che chiaramente, qual è la conseguenza? Che l'uomo si trova l'amante, giustamente, ed è anche una cosa normale. Vabbè, comunque, allora, quindi tornando a questa cosa delle donne. Allora, io di queste qui ce ne ho parecchie attorno, interagisco spesso e volentieri con loro, con poco successo devo dire, però interagisco spesso, io sono sempre la pecora nera, quindi chiaramente sono sempre quella che poi viene un pochino, come dire, messa da parte in certi contesti. Allora, qual è stato il problema? Il problema è stato che, poiché loro si sono fatte convincere, si sono fatte fregare, secondo me, dal mainstream, dalla società, dalle riviste, dai programmi, dalla televisione, da tutte queste cose. Si sono fatte convincere di una cosa molto semplice, e cioè che la loro natura, le loro esigenze, i loro tempi, tutte queste cose di cui loro sentono il bisogno, perché nella nostra natura profonda non c'è niente da fare questo. Quindi tutte le cosa hanno detto, cosa ci dice il mainstream? Se voi aprite una qualsiasi rivista femminile, che cosa dice questa rivista femminile? Fondamentalmente, come bombarda 99 pagine su 100, ci dice che praticamente noi siamo come gli uomini, siamo uguali, ormai c'è gender equality, siamo interscambiabili, anzi siamo più forti degli uomini, siamo più bravi, siamo più questo, siamo più quell'altro. Per cui nel momento in cui sentiamo l'esigenza, perché vi assicuro che la sentiamo tutte, soprattutto quelle che dicono che non è vero, nel momento in cui sentiamo l'esigenza, per esempio, di stare accanto a un uomo che ci fa sentire sicure, che in qualche modo ci protegge in qualche modo, sì, ci protegge, se si può dire questa cosa, che comunque con cui vogliamo costruire qualcosa e tutto quanto, boh, ovviamente, catastrofe, ovviamente ci vogliono convincere che questa cosa qui, che ci dobbiamo sentire quasi in colpa, che ci dobbiamo sentire inadeguate, fallite, come posso dire, umiliate a sentire queste cose, perché queste cose qui sono un retaggio del patriarcato. Sono cose antiquate che ormai non si portano più, sono cose che ci fanno apparire deboli, nidi, bla bla bla. Per cui praticamente nel momento in cui sentiamo questo istinto che ci ha dato la natura, mi dispiace, dobbiamo praticamente immediatamente reprimerlo, perché tutto quello a cui dobbiamo pensare, dai 20 anni ai 40, secondo loro, dai 18 ai 40, dobbiamo pensare solamente a realizzare noi stesse, ad avere una carriera che, tra apro parentesi, nel 99% dei casi vuol dire praticamente regalare tutta la nostra vita, 10 ore al giorno, a un'azienda, un negozio, un centro commerciale, quello che è. Il quale poi ci ripaga molto amabilmente, ci ripaga con uno stipendio che non ci permette neanche di, come dire, di pagarci un affitto e di essere autonome, nella stragrande maggioranza dei casi. Poi certo ci sono le eccezioni, ci sono le donne che fanno le astronaute, che diventano primari di ospedale, però sono, diciamo, eccezioni. Nella stragrande maggioranza dei casi le donne sono state convinte a regalare tutta la loro vita ad un datore di lavoro, in generale qualsiasi, 8-10 ore al giorno, che in cambio, che non solo chiede 10 ore al giorno della tua vita, ma ti chiede anche possibilmente di non avere famiglia, perché chiaramente una donna
nel momento in cui la famiglia diventa meno produttiva, giustamente, questo è ovvio, perché ha meno tempo, perché comincia ad avere altri ruoli, quindi chiaramente non ha le stesse tempistiche di un uomo, chiusa parentesi. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui queste qui si fanno fagocitare da questo sistema che le rende schiave, hanno praticamente finito di, come dire, di essere felici in un certo senso. Di essere felici perché poi questo ha tutte delle conseguenze, diciamo, si porta, questa cosa qui si porta dietro tutte delle conseguenze che sono anche logiche. Quindi non hai più tempo per te stessa, non hai più tempo anche se per conoscere un uomo, per conoscere qualcuno, per frequentare qualcuno, perché chiaramente tu perdi ogni tipo di, diciamo, di libertà. Allora, con questo non voglio dire che non si possa lavorare, non si possa fare niente, sto dicendo semplicemente che le donne sono state convinte a investire solo e unicamente su questo, negli anni in cui invece dovrebbero investire su una in una relazione duratura, perché contrariamente agli uomini, noi praticamente abbiamo una finestra limitata di tempo in cui poter fare certe cose, quindi anche quindi soprattutto questo va tenuto presente, dato biologico, mentre un uomo può pensare a queste cose anche fino a 40-45 anni, un uomo tranquillamente si sveglia a 50 anni e decide di prendersi una trentenne e fare famiglia, ok? Questa cosa qui noi non la possiamo fare perché abbiamo un orologio biologico, abbiamo una fisiologia tale per cui questa cosa qui non la possiamo fare. Allora che cosa succede? Che perché queste qui si fanno fregare? Perché loro sono convinte, vengono convinte dal mainstream, dai giornali, dalle mamme, perché molte di queste mamme sono quelle lì che hanno fatto il 68, quindi le prime femministe che hanno rovinato un bel po' di donne, secondo me, odierne, divorziate, pluridivorziate, single mother, misandriche, tutte queste robe qui che hanno mandato molto spesso le figlie allo sbaraglio, che le hanno fatte crescere allo stato brado perché dovevano essere libere. Quindi, che succede? Che molte di queste qui adesso, di queste donne odierne, che più o meno hanno la mia età, quelle che sono più piccole, ancora peggio, ne parliamo proprio. Comunque, tutte queste donne qui adesso sono le, diciamo, le single, per non dire le zitelle, che adesso troviamo, trovate voi uomini, non io non le trovo, le trovate su, si vede malissimo, vabbè, che trovate su Tinder, su queste robe qui, che hanno 40 anni, 35, 45, più o meno quella fascia d'età lì, diciamo dai 30, dai 30 ai 45, poi non so se ci stanno anche oltre i 45, non lo so, però sicuramente fino a 45 ci sono perché io le conosco personalmente. Comunque, sono quelle lì che adesso trovate su Tinder o su questi siti, questi cose qua simili, mezze nude che vogliono adescare qualche provider, ok? Soprattutto se hanno avuto qualche figlio da qualcuno, da qualche parte che non si ricordano manco da chi, e quindi che vogliono poi che hanno quindi problemi economici, problemi di lavoro, debiti, non sanno come andare avanti e tutto quanto. Quindi, poiché loro, che cosa hanno fatto? Perché è successa questa cosa? Perché loro, nell'età in cui avrebbero dovuto investire in una relazione solida, quindi quest'età va dai 20 ai 26, 27, 28 massimo, secondo me. Perché la appetibilità di una donna, mi dispiace dirvelo, sta nella sua giovinezza, nella sua fertilità e nella sua, diciamo, estetica. Purtroppo è così. Allora, quindi nell'età in cui praticamente loro avrebbero dovuto investire in qualcosa di, diciamo, di solido, hanno fatto tutt'altro.
hanno fatto le tipiche one night stand per 50 volte, 70, 80, non lo so. Si sono divertiti a destra e a manca. Per carità, divertirsi va benissimo, nessuno dice che bisogna stare nel convento, assolutamente, però diciamo che ti puoi anche divertire in maniera, come dire, un po' più limitata, ecco, mettiamola così, un po' più limitata. Quindi, queste si sono trovate a 30-35 anni, con un carico di batoste, di delusioni, mamma mia, di disastri che hanno combinato, che quindi si portano dietro un bagaglio di pesante, di disastri, che poi sicuramente fanno scontare a quel povero uomo che le incontra da qualche parte. Però il problema è che loro non si rendono conto che il problema, cioè che la situazione che stanno vivendo adesso, perché io poi le sento adesso che piangono, si lamentano. Allora fateci caso, l'80-90% di queste qui sono sempre tristi, demotivate, si trascinano nella loro valle di lacrime quotidiana. Diciamo tragica, piena di problemi, piena di debiti, pieni di problemi economici, stanno quasi tutte con gli antidepressivi. Se andate a vedere nel mobiletto dei medicinali, quasi tutte hanno gli antidepressivi, se ci fate caso. Hanno gli antidepressivi perché sono già oberate di problemi, sono già stanche, sono stanche. Non hanno interessi, non hanno entusiasmo di niente, non hanno, mamma mia, sono una lagna continua praticamente, una lagna, un affrante proprio continuamente. Perché che cosa succede? Che loro, le, allora, che le loro, diciamo, è successo che le loro, profonde esigenze, dettate dalla loro natura femminile, sono state insabbiate. Allora tu le insabbi per un anno, per due, per dieci, per a un certo punto chiaramente questa cosa scoppia, non ne puoi più. E quindi chiaramente succede l'irrimediabile. Perché o queste qui stanno da sole, oppure nel peggiore dei casi, cioè non so qual è il peggiore dei casi, oppure quelle che non stanno da sole hanno rimediato qualche fallito, diciamo la verità, perché ho alcune amiche che sono bravissime ragazze, per carità, ma che però hanno purtroppo sbagliano obiettivi, prendono degli obiettivi proprio deleteri, che insomma si vede da 10 chilometri di distanza che questi sono dei falliti praticamente, falliti nel senso che sono persone disfattiste, sono persone, come dire, negative, sono persone che non credono in niente, che non vogliono realizzare niente, che sanno qui che vegetano, praticamente che sopravvivono. Quindi loro si sono impantanate con questi elementi, e che praticamente poi si ritrovano a quasi 40 anni con questi ragazzini che praticamente stanno a casa a suonare le canzoni, per esempio, e che non ne vogliono sapere niente di niente. Le altre poi le vedi a 40 anni, 41, 45, 38, quello che è, le vedi tranquillamente che o stanno sul Tinder, o stanno a fare ancora perché poi su, allora, parentesi, poi su Tinder, io su Tinder non l'ho mai visto, però ho capito un po' come funziona. Allora, su Tinder, secondo me, che cosa vuoi rimediare? Io penso che difficilmente rimedi l'uomo della tua vita. Io ho delle conoscenze, non voglio dire amiche, perché per me non sono amiche queste qua, sono persone con cui non condivido neanche una virgola di quello che dico. Diciamo conoscenti. Ho delle conoscenti mie coetanee, qualcuna anche un po' più grande, quindi non parliamo di ventenni,
praticamente stanno tutta la giornata su questi social, sul come si chiama quell'altro, Instagram, tutte queste robe qui, a mettere foto. Diciamo che alcune per me, alcune io ho il dubbio che facciano l'escort, non lo so adesso, però mettono delle foto. Cioè, ci manca solo che uno sottoscrive: scusa, quanto ti prende all'ora? Ecco, per farla breve. Te rifattissime, che manco un capello più è loro, praticamente, è vero? Rifattissime. Che dalla mattina alla sera stanno. Io ho diciamo un'amica, anche questa qui non è proprio un'amica, che praticamente va in palestra. Questa è più o meno la mia coetanea, va in palestra. Oltre a farsi le foto, cioè lei va in palestra solo per farsi foto, mezza nuda praticamente, ma come se non bastasse, lei fa dei video. Fa dei video mettendo il telefono. Non è che lei si fa il video per dire qualcosa, no, si mette il telefono direttamente, diciamo, per terra si può dire, e lei fa questo tipo di video. Lei la sua giornata la passa facendo questo tipo di video. Ecco, per intenderci. Quindi le donne che trovate adesso sono bene o male queste qui. Tranne rare eccezioni, la maggior parte sono queste. E il loro, diciamo, lamento principale qual è? Ve lo dico io qual è? Che gli uomini sono tutti bastardi. Chiaramente, quindi dopo che loro fanno queste cose qui, vengono a dirvi che gli uomini seri non ci sono più, che gli uomini vogliono solo, insomma, quello lì, che poi fanno loro molto spesso, perché io lo so che lo fanno, nel senso che loro, diciamo, come dire, alimentano questa cosa qui, però non si rendono conto che in realtà la causa di tutto questo sono i loro atteggiamenti. Perché gli uomini seri ci sono, io ne conosco abbastanza, anzi io conosco molti uomini seri, ma di donne però altrettanto serie ne conosco poche, se devo essere sincera. Quindi diciamo che al momento sono molto più problematiche le donne, secondo me, che gli uomini. Io delle donne di oggi ho una scarsissima considerazione, della maggior parte, ripeto. Poi ci sono delle eccezioni, però diciamo che del 90% ho una scarsissima considerazione, perché bene o male sono tutte così. Purtroppo sono giunta a questa conclusione dopo vari anni, la maggior parte sono così. Quindi tornando, diciamo, al tema, perché queste sono tutte infelici, frustrate, con gli antidepressivi che si trascinano, che se. Allora, stanno messe così perché, ripeto, si sono illuse di poter scherzare fino a 30 anni, 35, pure 40 volendo, perché erano giovani ragazze. Poi un giorno si svegliano a 35 anni e capiscono che praticamente la giostra è finita. Capiscono che praticamente è molto difficile, molto 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 difficile che a 35 anni ti svegli e trovi il principe azzurro che ti aspetta fuori la porta. Quindi o hai costruito un qualcosa prima, negli anni, con calma, quando c'erano delle condizioni, come dire, di ancora di dispensieratezza, ok? Perché tu, quando diciamo cominci a 35 anni a conoscere qualcuno, cominci a dire: aspetta, questo che fa? Ce l'ha la casa, ce l'ha questo, ce... si cominciano a fare questi discorsi, perché li fanno tutti questi discorsi, che cominciano ad andare sul pratico. E quindi tu cominci praticamente a fare queste, come dire, a avere i requisiti sul foglio, a dire: ok, questo ce l'ha, questo non ce l'ha, e quindi si perde un po' di spontaneità, diciamo la verità. Quindi, cosa è successo? Che queste qui, per non deludere le aspettative, per non sentirsi, come dire, un po' fuori dal mondo, un po' antiquate, come sono io, per esempio, io sono sempre stata un po' antiquata su queste cose, non me ne frega niente. Per non sentirsi antiquate, io quando mi sono fidanzata a 21 anni più o meno, 21-22 anni, ah, ma che stai facendo? Sei pazza!
tu puoi stare con quello, con quello, con quell'anno, puoi trovare altri 50, altri 1000. Allora, quelle che mi dicevano ne puoi trovare altri 1000, per carità, ne puoi trovare altri 1000, non ti dico di no. Ma cosa trovi? Le stesse che mi dicevano queste cose qui sono poi quelli che adesso stanno con gli antidepressivi, ok? Perché è un'illusione questa qui. A parte il fatto che tu nel momento in cui stai bene con una persona, non vedo perché tu debba fare tutta questa giostra continua di quello e di quell'altro. Vabbè, insomma. Ma comunque, 22 anni non è presto proprio per niente. Non è presto cioè per una donna non è presto. Cioè, io fosse stato per me, mi sarei sposata tranquillamente a 24 anni, senza proprio problemi. Ma, cioè, voglio dire, però, per queste qui, poiché loro sono state, ma queste cose che negli anni 50, sì, negli anni 50, però queste qua stavano meglio di te negli anni 50, cioè, te lo assicuro. Perché tutti gli anni che queste qui poi hanno passato a, come dire, ad andare con quello, con quell'altro, a intossicarsi con uno e con altro, perché poi alla fine tu ti intossichi, non c'è niente da fare, perché accumuli delusioni, dolore, batoste, mamma mia, tutte queste cose. Allora, tutte queste cose che tu accumuli praticamente, cioè tutti questi anni passati a fare ste scemate, alla fine poi ti pesano. Ti pesano e ti cambiano anche, ti peggiorano caratterialmente. Quindi adesso tu le vedi tutte aggressive, tutte arrabbiate col mondo, stremate. Ormai molte di queste qui io le vedo che neanche si curano più, passano le serate sul divano a mangiare la vaschetta di gelato perché stanno da sole, o con i gatti, o con non so, queste robe qui. Quindi sono fondamentalmente frustrate perché era normale che finisse così. Era normale che finisse così. Allora, quindi queste qui, per non deludere la società, la mamma femminista che le voleva amministratori delegati invece fanno le commesse magari, oppure che vi devo dire, per non deludere i familiari che le hanno convinte, le amiche, le hanno convinte a fare tutte queste cose, insomma, loro hanno insabbiato, calpestato praticamente le loro reali esigenze. Questo è successo. Mamma mia, qua sono arancione. Comunque hanno calpestato le loro reali esigenze. Quindi, venendo loro da anni, anni e anni di... Oddio, ma è un cartone animato. Che succede? Venendo poi da anni e anni di delusioni... Mamma mia, come va? Vabbè, questa non è la videocamera. Comunque, dunque, questa qui, venendo poi da anni e anni di frustrazioni, anni e anni in cui loro avrebbero voluto fare altre cose, diciamo così, vivere in altro modo, però si sono fatte convincere a vivere secondo questi canoni, cioè come un uomo, perché loro hanno questa cosa e devono vivere come un uomo, devono fare come un uomo. Io molto spesso le sento dire: adesso io vado con quello, lo uso, ci vado per una notte e lo scarto via come farebbe lui. Allora, perché questa cosa no, allora, care donne, perché questa cosa non funziona con noi? Allora, l'uomo lo può anche fare questo, ma l'uomo ha una natura diversa. Noi non abbiamo questa natura. Allora, anche quando queste qui fanno one night stand, ci buttano via, allora in realtà stanno fingendo, loro è come se volessero vendicarsi di qualcosa che magari hanno sentito dire, perché poi non è neanche vero che tutti gli uomini fanno questa cosa, cioè non è neanche sempre vera questa cosa. Io non ho conosciuto sinceramente uomini che la prima sera sono venuti, poi hanno bucciato. Allora, questa cosa, forse se tu lo permetti, lo fanno. Però non è sempre vero, non è sempre vero, assolutamente. Anzi, adesso sono più le donne che lo fanno questa cosa qui, perché vogliono
vogliono vendicarsi di questi uomini che per secoli boh, hanno fatto tutte queste cose, lo sanno loro. Quindi, allora, per noi questa cosa qui non funziona semplicemente perché la nostra natura è diversa, noi ci leghiamo, ok? Quindi, quando fanno questo ragionamento, adesso io vado lì, faccio questo, quell'altro, poi lo butto via, poi. Allora, queste qua, vi assicuro che il giorno dopo stanno sul letto a piangere, mentre quello lì dice, ah, meno male, me la sono tolta alle scatole a questa, perché manco me, diciamo, pure mi, perché giustamente tu, giustamente, che cosa fai? Tu non lo fai neanche legare a questo qui, gli dai il contentino e se ne va, è pure contento di andarsene, te lo assicuro, tu invece rimani per 10 mesi a piangere, questa è la differenza. Quindi loro si sono fatte convincere, si sono fatte convincere di questa cosa qui, che loro facevano queste cose come gli uomini, io vivo come l'uomo, lo faccio come, faccio questa cosa come lui, e tutto quanto. E poi però rimangono lì con gli antidepressivi. Questo succede, perché succede fondamentalmente questo. Quindi ovviamente quando parli con queste qui la colpa è sempre di questi bastardi che loro incontrano. Ovviamente. Cioè, per carità, il bastardo lo puoi incontrare sempre, però adesso tu ne incontri 57 su 57, diciamo, allora qua due sono le cose. O tu non sai vedere questi chi hai di fronte, perché a questo punto, e quindi sei preoccupante, perché non ti sai neanche rendere conto di chi hai di fronte, oppure evidentemente... Fai tu qualcosa che non va, forse. Quindi praticamente alla fine di tutta la favoletta loro si sono fatte fregare, sono loro che si sono fatte fregare e che tuttora non riescono a capire perché stanno in questa situazione. Questo è il bello. Io mi ricordo una mia, diciamo, coetanea. Questa proprio bellissima, questa che si fa delle foto come un escort praticamente. C'è stato un periodo in cui è stata qualche mese fidanzata, è riuscita a stare qualche mese con una persona, stranamente. Che poi questa qui, vabbè, questo qui, diciamo che la teneva per divertimento. Questa qui chiaramente è la tipica aggressiva. Lampadata, tutta mezza nuda, tutta così. Chiaramente questa qui pensò bene una volta di presentarsi a casa di questo fidanzato, dove c'era anche la madre, i familiari, tutti quanti. Pensò bene di presentarsi a casa di questo qui per cena, vestita come una escort praticamente. Quindi minigonna inguinale, top praticamente reggiseno, tutta così, tutta cicima con il frustino in mano praticamente. E quindi questa si presenta a casa della madre di questo, cioè proprio vabbè, a cena a casa di questo qui dove c'era anche la madre ovviamente. E lui praticamente quando la vide vestita così disse scusami ma diciamo che sei un po' inappropriata per questa, perché non è che stiamo andando a fare come si chiama? Non stiamo andando in un club di scambisti, ma stiamo andando a casa mia dove c'è mia madre, evidentemente. Questa qui chiaramente fece la sfuriata, come se era permesso, come ti permetti? Tu devi accettare così come sono, quindi che sto a casa di tua madre è come una prostituta, si può dire. Devi accettare. Poi lei dice devi accettarmi come sono, però questo qui lei lo obbligava a farsi le lampade 12 mesi all'anno e a allenarsi 4 ore al giorno in palestra perché doveva avere i muscoli. Però lei doveva essere accettata così com'era, ovviamente. E quindi lui doveva accettare che lei venisse a cena dai familiari a casa sua vestita in un certo modo. Ok? Quindi ovviamente lui l'ha menata per aria dopo, cosa comprensibilissima perché anche io da madre se vedessi mio figlio che magari mi porta a cena una, diciamo,
una mezza escort, insomma, direi figlio mio, levatela dalle scatole a questa subito, perché non è, diciamo, tanto, cioè vuol dire che non ti rendi neanche conto, diciamo, a 40 anni poi sei ridicola, sinceramente. Comunque, questa qui ovviamente faceva sfuriata, perché questo, lui come aveva osato dire questa cosa qui, una cosa proprio sacrilegio, come dire. Quindi la sua aggressività ormai, dopo questo episodio, non ne parliamo proprio, ancora bene, questa sarà proprio, secondo me ormai, non lo so che cacchio si prende questa, si prenderà i barbiturici per calmarsi, penso. Perché questo qui, poi, allora, la conclusione di tutto è che questo qui era un bastardo, invece non è un bastardo questo qui, che io lo conosco. È un bastardo e la madre è stata etichettata come una specie di madre superiora cattiva, di madre superiora cattiva che ha osato, diciamo, sollevare qualche, io immagino qualche commento, visto che lei, diciamo, si presenta come una escort, si può dire. Quindi, vabbè. Quindi voi dovete accettarmi così come sono, quindi anche vestita da escort a casa di vostra madre, ecco, però in cambio voi dovete farvi le lampade, fare i muscoli, fare tutte queste robe qui, perché sennò a me non mi andate bene, ok? Allora, quindi quindi come conclusione, quando voi conoscete questi, quindi adesso quando voi conoscete qualcuna, nel 90% dei casi state conoscendo una Nazi Femen che sta su Tinder a farsi le foto da escort praticamente, che molto probabilmente si presenta a casa di vostra madre vestita come una prostituta, si può dire quasi, che praticamente ce l'ha con gli uomini perché sono tutti bastardi, cattivi, eccetera, eccetera. E che quindi ve la farà pagare, ve la farà pagare per qualcosa che poi in realtà, qualcosa di cui si è fatta lei convincere, ripeto, dalla società, dal giornale, dalle madri, da tutte queste robe qui, dalla cultura dominante in un certo senso, si è fatta convincere a vivere in un certo modo, il quale certo modo poi l'ha imbastardita, come dire. Allora, quindi il 90% di oggi, delle donne di oggi sono infelici, frustrate, depresse, svogliate di tutto, sono demotivate, sono pigre. Ah, poi non ne parliamo proprio, se devono pure passare aspirapolvere a terra, non ne parliamo proprio. Quindi tenete bene in mente che tornate a casa dovete pure lavare a terra, perché loro non sanno più in realtà il loro ruolo qual è, ok? Allora, loro hanno talmente una confusione adesso in testa, perché non sanno più chi deve fare cosa, chi ha il ruolo di cosa, a chi spetta quelle cose e a chi non spetta cosa, praticamente. Quindi sono totalmente confuse. Insicure, instabili, aggressive, quindi stateci attenti veramente perché diciamo che rischiate una vita un po' come dire, un po' travagliata, se così vogliamo dire, soprattutto se ci fate i figli con queste qua, quindi attenzione a fare famiglia con queste svitate, tanto voi lo capite subito se non è svitata, perché si capisce subito da come si comporta, dal passato che ha avuto, dalla famiglia che ha dietro. Cercate di conoscere la madre, cercate di vedere se c'è un padre in casa, cercate di vedere, non lo so, cercate di vedere che idea ha. Bastano poche domande, quindi se già dite scusa, mi prendo un bicchiere d'acqua e lei comincia a dire ma che secondo te io sono la tua schiava, allora già lì siete, dovete capire, quindi divertitevi un po' e poi basta, praticamente.
non vi fate fregare, attenzione, non vi fate fregare da queste cose perché le pagate. Io conosco molti uomini che stanno pagando caro e amaro la scelta di queste qui, caro e amaro la stanno pagando, e anche persone che ho in famiglia, ne conosco ormai proprio tantissime, tantissime, perché si sono fatti imbambolare purtroppo da queste sedicenti: io faccio tutto, sono brava, sono un dipendente, sono balle, queste qui sono balle, non sono né indipendenti né, queste sono le persone più bisognose che ci sono sulla faccia della terra, perché poi vi chiederanno anche di trasportarle per 2 km, perché neanche quello fanno da sole, ve lo assicuro. E dopo aver fatto questo dovete pure lavare a terra e cucinare, perché loro non lo fanno, perché sennò è una cosa umiliante. Ora c'è la gender equality, dovete fare tutto voi, vi assicuro. Quindi state la raga da queste qua frustrate, depresse, infelici, perché al 99% hanno un passato, una giovinezza investita a fare cavolate. Tanto per capirci. Ok, sono 46 minuti, avrei altre 50.000 cose da dire. Vabbè, la prossima volta. Bye.